Allora, sinceramente non ho parole perché sembra una festa da promozione. Cioè, l'affetto che ci danno è immenso, è troppo speciale. Adesso vado. Una cosa mai vista. Cioè, questa gente qua ti fa, nella tristezza ti toglie sempre un sorriso, quindi siamo contenti per tutto quello che tu eri a Bari già da qualche anno. Avresti mai pensato che sarebbe esploso questo fenomeno Bari? Io insieme a tanti altri, siamo da 3 anni che abbiamo sofferto tanto qua, però sempre eravamo innamorati di questa città, per quello la scelta pure di tornare. E oggi si vede che la gente ci tiene. Una piazza come Bari è una cosa devastante. Il tuo futuro qual è ora? Ci sono le comproprietà prima? Io del mio futuro ancora non ho parlato niente, però comunque io sono tutto del Genoa, quindi ovviamente sempre qua a Bari mi porterò un bel ricordo, perché alla fine sono stato 3 anni fantastici. Ma Polenta rigorista quando nasce? Era una cosa che già avevi oppure è nata quest'anno? No, nella primavera del Genoa già li calciavo il rigore. Comunque sì, mi alleno e chiedo consigli a Guarna e niente. Qualcuno ieri ha detto magari Galano gioca nell'Olanda. No, queste sono tutte voci simpatiche, fanno soltanto piacere, però pensiamo all'annata che abbiamo fatto quest'anno. Abbiamo fatto un'annata stupenda, peccato, è finito questo sogno, però ci rifaremo, sono convinto che ci faremo l'anno prossimo. Tu qui a Bari hai avuto tanti anni, sei arrivato nelle giovanili, hai fatto tutto un percorso, certo che questo forse non te l'aspettavi nemmeno tu. Sinceramente no, sono tanti anni, ho fatto tutto il settore giovanile, poi sono 3 anni che sono in prima squadra, ma queste emozioni non ho mai vissute, sono emozioni penso indescrivibili, una piazza così veramente fa venire i brividi. Qual è il ricordo di questo campionato, la scena che ti rimarrà impressa? La scena, sono i 60.000 del San Nicola, quella è la scena più... Bari Latina. Esatto.